La 3M Perugia ritrova la vittoria. Dopo la sconfitta esterna nel big match contro Siena, la squadra di Marangi ha fatto solo l'incontro casalingo contro Sorso Sassari. Una vittoria mai in discussione, arrivata al termine di una partita a senso unico, dove Perugia ha dimostrato una netta superiorità. Gap già evidenziato dalla classifica, le sarde restano ultime con 4 punti e nel gioco, anche se le biancorosse non hanno sfoderato la loro migliore prestazione. Per l'occasione Marangi ha schierato il sestetto base con Rossi e Teci Cognelati, Ragnacci e Pero centrali, Tarducci opposto e Bertinelli al palleggio, con Mastroforti libero, ma presto sostituita da Zappa Cener per un problema muscolare. Nel corso della gara il tecnico perugino ha dato spazio anche a Bernardini e alla giovane Narducci. Nel primo set la gara è restata in equilibrio fino all'ottavo punto, poi la 3M ha preso il largo e chiuso i conti. Stessa musica anche nel secondo, dove Ragnacci e Pero hanno trascinato le compagne e messo al sicuro la vittoria. Successo sancito nel terzo e ultimo parziale con Sorso Sassari, che ha anche accusato un calo fisico e consentito a Perugia di aumentare il distacco. Con questi 3 punti la 3M si conferma al secondo posto nell'attesa di conoscere il risultato di Siena, primo e impegnato nella tarda serata di domenica 21 gennaio in casa di Ponte Valleceppi. Contro queste squadre prima di tutto è il risultato quello che viene, perché se no roviniamo veramente quello che di buono avevamo fatto durante questa prima parte di campionato. Poi comunque abbiamo avuto delle risposte anche da parte delle giocatrici, nel senso che comunque ho fatto ruotare qualche giocatore in più. Poi avevamo Michela che ha un piccolo risentimento fisico, quindi ha giocato Celeste. Va bene così, dai. Adesso comincia il girone di ritorno e il girone di ritorno è sempre più complicato in B2, anche perché le squadre che sono un pochino più in bilico per retrocedere sicuramente giocano con un pochino più il coltello fra i denti e dovremmo essere bravi ad affrontare queste squadre e cercare di ripetere quello che abbiamo fatto in tutto il girone d'andata, che è stato un girone d'andata eccezionale. Stiamo cercando niente proprio perché mi fido del gruppo che abbiamo e siamo contenti del gruppo che abbiamo perché, come ho detto prima, sta facendo delle cose eccezionali ed è giusto che continuino loro. Questo è inizio gennaio, è sempre un periodo che vieni da una pausa grossa di Natale, poi c'è sempre la pausa tra andata e ritorno, quindi ormai ci siamo abituati, dai. Potevamo avere un calo anche psicologico dopo una perdita in quel modo che poteva essere non ingiusta, però ce la meritavamo secondo me per arrivare lì a punti e poi vedersi svanire la vittoria per 2-3 palle può insomma squilibrare un po' la mente, però dico che è andata bene. Potevamo adeguarsi un po' allo sconforto, però abbiamo stretto i denti, è andata bene, insomma, sono contenti, siamo contenti, spero tutti. Non è sempre facile entrare così a metà partita, anche per, visto, entri per dare una mano, quindi hai molto peso sulle spalle. Però diciamo che questo campionato, per fortuna, quest'anno ce lo permette anche di essere un pochino più tranquilli rispetto all'anno scorso, che era molto più tosto, a mio parere. Un gruppo anche bello coeso, bello forte, pensiamo che questo obiettivo salvezza sia un po' superato e certo puntiamo a più, sia noi come squadra che come società, e speriamo di mantenere l'obiettivo insomma.